Benvenuti nel canale di Stefano Ape Assassina e benvenuti nell'orto di Stefano Ape Assassina. Ecco, io non vorrei tirarvi un bidone con questo video, ma più che altro vorrei fissare il bidone nel mio orto, perché avere un bidone nell'orto di raccolta dell'acqua può essere abbastanza comodo. Ecco, comodo non è molto questo, perché io devo fare il giro dell'orto e passare tutta la rete per portare l'acqua all'orto, perciò avrei deciso di spostarlo e poi vorrei rifarlo in modo un pochettino più pratico, perché sono un po' scomodo ad infilarlo e io sono sicuro che quando uno è scomodo ad infilarlo, anche se è bravo ad infilarlo come me, vedete che sono bravo ad infilarlo, però preferisco anche essere comodo ad infilarlo, perché essere comodi ad infilarlo, insomma, è pur sempre meglio. E poi se si incastra di sicuro non va bene, perché quando si incastra è un vero delirio, soprattutto se sta già uscendo il liquido, come potete vedere dalle immagini, e si incastra anche in uscita, fate un vero delirio, disastro. Vedete tutto impiastricciato, non va assolutamente bene. Bisogna fare qualcosa per migliorare la situazione, per non fare il giro dell'orto per portare l'acqua dentro l'orto. Ecco, allora ho pensato, siccome c'è un angolo che potrei dedicare al bidone, perché non lo dedico al bidone questo angolo? Ed è esattamente quello che vorrei fare in questo momento. Questo angolo qui era un angolo, tra l'altro, di terra, penso, presumo, abbastanza buona, perché era dove c'era la mia compostiera, della quale avete già visto il video, vero? E se non l'avete visto, andate a vederlo. Ne ho fatti parecchi di video sulla compostiera. Ho fatto in tempo a fare diversi tipi di compostiera nel mio canale, nel mio orto. Però in questo angolo c'era la prima compostiera. La seconda compostiera l'ho fatta di fianco a questo bidone, dopo aver messo il bidone. Ma il video del bidone, siccome è un bidone, ve lo faccio vedere dopo, cioè adesso, quando lo state guardando adesso. Però voi andate a vedervi anche tutti gli altri video della compostiera e tutti gli altri video di orto, perché fare cose inutili è molto bello e molto utile. Questo è uno dei motti del mio canale. Ecco, ora vi terrò qui impegnati un quarto d'ora a vedere io che scavo e parleremo più o meno del nulla. Mi piace molto parlare del nulla. Ecco, per esempio, potremmo dire che la zappa che sto utilizzando è uno dei pochi ricordi che ho di alcune cose che facevo con mio nonno, per esempio andare a zappare. Lo si vede anche dalla mia posizione, dalla mia postura con la zappa, che somiglia più o meno al gobbo di Notre Dame, come potete vedere. Ecco, potete imparare a zappare da me, ecco, per la postura. Ecco, la postura sicuramente, voi questa postura qui sono sicuro che non ce l'avete. Ecco, potete impararla da me, e come dico sempre, non imparate niente da me, non è che non imparate niente da me, io non sono qui a insegnare a voi, siete qui a guardare quello che io faccio. Mediamente potrebbe essere così il nostro accordo, l'accordo fra me e voi è che io faccio quello che voglio fare. Ecco, io faccio quello che voglio fare e lo faccio come mi pare, e voi guardate, e se io sbaglio, bene, potete anche dirmi che sbaglio, e se sbagliate voi, ve lo dico io, guardate che state sbagliando voi, anche se io purtroppo non vi vedo, e basta, e assorbitevi le mie zappate per un quarto d'ora di terra argillosa. Ecco, questa terra qui l'ho riutilizzata per un'aiuola. Ecco, come dicevo, di fianco a questo buco che sto facendo, dove ci metterò il bidone, a destra ci metterò la nuova compostiera, quella di cui è già uscito il video, quella fatta di rete, che è più comoda, mentre dove me la sto tirando addosso, come fanno più o meno i cani, lì ho fatto un'altra aiuola che probabilmente non avete mai visto nei filmati, dove ultimamente ci ho solo coltivato direi dei cardi. Credo di averci messo solo i cardi per 2 anni. Ecco, altre cose da dire non ce ne sono, se non che la terra mi sembra abbastanza dura, abbastanza argillosa. Ricordo a tutti che io coltivo in una ex palude,
quindi questa qui era una antica palude, non è che non l'ho prosciugata io, non mi sono messo a bere tutta l'acqua. Ma iniziamo a presentare il bidone, poi continuiamo a parlare della palude acquitrignosa. Vediamo un po', ci sta, non ci sta, ci sta, che faccio, ricopro, abbiamo finito, ma neanche per sogno, proprio dritto. Vediamo un po', giriamolo un po', vediamo, le scritte stanno meglio da questo lato, vero? Cosa c'è scritto? Secondo voi, ecco, più che altro se volete darmi un suggerimento ditemi se conteneva roba chimica brutta sto bidone, perché non ne ho mai compreso le scritte, non mi sono neanche mai messo a leggerle. Sicuramente se conteneva qualcosa di chimico e di veramente brutto probabilmente c'era molto tempo prima e non penso che ce ne sia più traccia, non ho mai visto né l'acqua sporca e ne ho mai sentito alcun odore, quando me l'ha andato era già pulito, ma non so assolutamente da dove arriva questo bidone, che cosa conteneva, le scritte tra l'altro non sono in italiano e quindi io non le capisco. Bene, continuiamo a scavare perché non mi soddisfa il buco, quando il buco non mi soddisfa bisogna scavare più a fondo e vediamo se troverò se più in fondo al buco troverò soddisfazione, cosa ne dite? Ecco, potete apprendere da me anche il fatto di scavare e far continuare. Ecco, bravi, ma sono bravissimo a zappare, a prendere. Ecco, potete disintegrare la rete. La rete, quando vi stufate, tirate una bella zappata sulla rete. E metà della terra che buttate, cercate di buttare fuori, fatela rientrare dentro tipo una frana. Questo per simulare come una frana, così qualora vi trovaste in mezzo a una frana sareste già pronti ad affrontarla. Esatto. Ma guardate, ma la posizione che assumo durante la zappata è davvero davvero terrificante. Zappa qua, zappa là. Dai, mi trovo bene comunque con questa zappa, avrà 100 anni più o meno, il manico no, il manico l'ho cambiato. Come dicevo in altri video, questo attrezzo qui non è di acciaio, a me piacciono gli attrezzi di acciaio, è di ferro. Però non è nemmeno verniciato, sì, oddio, ferro, acciaio, magari è di acciaio pure questo, non è di acciaio inox, diciamo. Io non sopporto tanto la ruggine, ma insomma, dei vecchi attrezzi così non mi dispiace nemmeno. Presentiamo di nuovo il bidone, perfettamente dritto, drittissimo. Mi soddisfa? No, non mi soddisfa, bisogna continuare ad allargare il buco. Ma prima ho interrotto il discorso, stavo parlando della palude. Siamo in un'antica palude, una palude antica che si è prosciugata e quindi se scavo troppo poi trovo l'acqua e perciò non devo scavare troppo. Però c'è il vantaggio quando si coltiva qua che la terra è sempre bagnata, cioè non, penso che lo si veda abbastanza bene anche dalle immagini, la terra è completamente bagnata, non è che ha piovuto ieri qua, anche se non piove la terra rimane comunque bagnata, perciò gli ortaggi non hanno mai bisogno di essere bagnati. Allora voi mi direte, ma perché stai scavando per un quarto d'ora per buttare giù questo bidone? E poi domanda numero due, ma perché non lo lasci in superficie così l'acqua ce l'hai più alta? E allora, ad alcune di queste domande potrei rispondere, fatevi non sarebbe una risposta gentile. E allora, io lo scavo, innanzitutto voglio che sia più stabile. Voglio che sia più stabile questo bidone, soprattutto al vento, perché qua arrivano dei mezzi uragani quando mi distruggono tutto l'orto, perché forse non ve ne siete accorti, ma io spesso coltivo per niente, perché poi arrivano queste specie di uragani che mi radono al suolo ogni cosa. Però non vorrei che mi buttassero giù anche il bidone pieno d'acqua, va bene che è molto 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 remota l'ipotesi che vada giù un bidone pieno d'acqua che pesa un sacco, adesso non so quanti litri può tenere quel bidone lì, però sicuramente più di 100. Non so quanto, non ho fatto una stima e farlo al volo mi farebbe dire una cavolata, potrebbero essere, non lo voglio dire, non lo so, tanti litri, sicuramente più di 100. Difficile che il vento lo butti giù, però
magari in un momento in cui non è molto vuoto, volevo dire molto pieno, potrebbe anche succedere, e questo non mi piacerebbe per niente. Ripresentiamo un po' il bidone e vediamo come sta andando, signor bidone. Ecco, stiamo andando un po' meglio, ma non c'è verso, ecco, sempre più storto, sono un perfetto scavatore. Da notare il cavallo basso dei pantaloni che mi stanno per cadere, perché io ogni volta che faccio l'orto dimagrisco 5 kg, e quindi di questo passo dovrei essere già sparito, però non dico mai quando li riprendo questi 5 kg. Fatto sta che i pantaloni mi cadono, ecco che mostro il sedere alla telecamera, mi cadono i pantaloni e non dico non ci posso fare niente, dovrei mettere una cintura, ma spesso me la dimentico. Chissà se per la fine del video riesco a finire in mutande, ma spero proprio di no, sarebbe raccapricciante, oltre il raccapricciante che vorrei presentare sul canale. Bene, ma torniamo a noi. Dicevo, perché vuoi mettere un bidone dell'acqua se nel tuo orto c'è sempre acqua, se non c'è mai bisogno di bagnarlo? Ottimissima domanda, questa qui è veramente un'ottimissima domanda. Probabilmente mi piace fare le cose che non servono a nulla. Vi posso assicurare che quel bidone lì, se lo uso due volte l'anno è tanto. Magari quando trapianto i piantini, soprattutto i cavoli in piena estate, quando fa caldo, ecco, allora lì magari è forse meglio dargli un po' d'acqua, ok? Ma non tanta, appena appena. Magari può capitare l'occasione che voglio lavarmi le mani, non ho acqua corrente, come faccio? Se ho un bidone con l'acqua, almeno posso lavarmi le mani. Ho un attrezzo da sciacquare, cioè sono sporchi di terra, mi sciacquo nel bidone. Devo mettere a bagno gli strumenti per gonfiare un po' il legno, per tenere ferma una zappa, un'antica tecnica che si usa fin dalla notte dei tempi e che usava sempre il mio caro vicino di casa, che si chiamava Piero e che aveva un orto sotto casa mia. Io ho abitato per molti anni della mia vita, da piccolo abitavo in un palazzo, ma in questo palazzo c'era l'orto e c'era Piero che faceva l'orto, questo signore anziano, e io andavo tutti i giorni, scendevo e andavo nell'orto e vedevo le cose che faceva, e lui metteva gli attrezzi a bagno perché così il legno si gonfiava e potevano stare fermi, e quando era ora di usarli stavano fermi, piantati lì, non si muovevano, non c'era bisogno di fissarli in altri modi, erano fissati in quel modo. Io ci ho messo delle viti perché sono meno romantico di Piero, che è stato il mio primo insegnante di orto, diciamo. Però può servire anche a quello. Se avete degli attrezzi che non stanno molto fermi, li mettete a bagno lì e vanno bene. Oppure avete bisogno di tenere a mollo i vimini, sono, da noi li chiamano i vimini, poi non è proprio, non so se sono veramente vimini. Guardate dietro di me, vedete quegli alberelli che ci sono lì? Li vedete? Quelli sono salici, ok? Ma è un salice del tipo che si utilizza, da noi li chiamano i gurin, ok? Io ve lo so dire in piemontese, quello lì è il gurin. Il gurin si usa per legare le viti, le piante di viti, l'uva, ok? E qua ce n'è parecchi perché se ne usano, e anzi magari un giorno sarebbe interessante fare il filmato di come si legano le viti con i gurin, al posto di usare tutte le cose sintetiche che non vanno bene, perché poi vi spargete di plastica in tutta la vigna. Dovete usare i salici come si è sempre fatto e sempre si dovrebbe fare, anche in futuro, perché il salice quando lo utilizzate non tiene bene ferma la pianta, però gli permette anche di quando si secca, gli permette anche di crescere alla pianta, ok? E in più non dovete impazzire quando c'è da toglierlo, prendete, tagliate con le forbici e potete buttare per terra e si decompone ed è tutto naturale. Ecco, allora, però cosa succede? Che quando voi tagliate a inizio stagione i vimini,
però li dovete anche mettere a bagno per tenerli belli, belli morbidi e poi poterli piegare in modo che rimangano sempre belli freschi, se non li usate tutti subito. Ed ecco che un bidone vi può essere utile allo scopo. Ecco, questi sono alcuni degli utilizzi che mi vengono in mente per il bidone che ho messo, che poi io lo uso solo per sciacquarmi un po' le mani o per annaffiare poco i piantini, poco importa. Io ho fatto questo filmato per dire: è importante, non avete l'acqua corrente, mettete un bel bidone, metteteci una tettoia sopra che scoli l'acqua dentro al bidone e che faccia il bidone faccia da raccolta, così avete l'acqua. È una roba semplice, è una roba che non ci vuole molto a fare. Esteticamente, come era prima, faceva schifo, ma era proprio una roba insopportabile. Io non posso andare nel mio orto e vedere delle cose che mi fanno schifo, che sono insopportabili. E allora mi sono detto: rifacciamolo un po' più bello, rifacciamolo un po' più comodo dentro l'orto. Vedete che ho il recinto. Prima dovevo fare il giro di tutto l'orto per portare l'acqua, era un vero delirio, perché avevo messo il bidone prima di mettere la rete. Poi dopo ho visto che arrivavano i cinghiali dentro, ci ho messo la rete e a questo punto mi sono trovato il bidone fuori ed è venuto il momento di metterlo dentro. Sarebbe anche il momento di metterci una bella tettoia. Ecco, la tettoia però io non ho voglia di metterla perché sono stanco, e quindi non avete il filmato di quando metto la tettoia, perché me la sono fatta mettere da mio suocero, molto comodo. Ecco, speriamo che non marciscano presto questi pali di legno che mi ha messo, ma questa tettoia qui scolerà lì. Vedete, a destra c'è la mia compostiera e a sinistra, cioè verso di voi, c'è l'aiuola. Il bidone l'ho messo proprio in un angolino dove non dia fastidio e dove non ingombra all'orto. Ecco la tettoia che scola lì, verde, così è un pochettino più estetica, si vede un po' di meno, non è proprio bella, però si vede un pochettino di meno in mezzo agli alberi, in mezzo a tutto questo verde. Insomma, quel marrone di prima era proprio inguardabile. Io le cose inguardabili proprio non le posso guardare, perché lo dice la parola stessa. E come potete vedere non c'è nemmeno una larvetta di zanzara qua dentro. Praticamente è un allevamento, perché a me piace farmi dissanguare quando arrivo nell'orto. Per favore, non iniziate a dirmi di mettere il rame o le cose, le soluzioni alle zanzare. Ci penso io alle zanzare, voi non vi preoccupate che ci penso io, non c'è bisogno che mi date suggerimenti su questo, grazie. E adesso vediamo se riesco ad infilarlo più comodamente. Guardate un po' come lo infilo. Vi piacerebbe anche a voi infilarlo così spesso come faccio io, ma invece niente. Mi dispiace per voi. Adesso è molto 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 più comodo infilarlo. Questo qui è un annaffiatoio da stufa a kerosene, che avrà 50 anni, infatti ultimamente mi si è anche rotto, poverino. E vediamo, testiamo un attimino la tettoia, vediamo lo scolo della tettoia come va. Direi che va benissimo, anche quando piove abbastanza questa acqua finisce tutta nel bidone, dovunque cada. Perciò direi che è posizionato correttamente. L'unica roba che è un po' sbalzo sto bidone messo lì. È un po' sbalzo, adesso vi faccio rivedere dopo cosa vuol dire, cosa intendo dire per sbalzo. Allora, eccoci qua. Qua siamo in una mia aiuola che ho ricoperto di paglia. Promesso che vi farò alcuni video sulla pacciamatura di paglia che io faccio nelle mie aiuole. Così potete, non dico impararla, dico almeno capire come la faccio io e poi farvi un'idea, un'idea vostra di come la volete fare voi, se volete farla, e capire, capire bene cosa volete fare o non fare. Io la faccio così. Aspettate a dirmi che non va bene, ditemelo poi quando faccio il video sulla paglia, che ne dite. Io dico di aspettare, secondo me ne vale la pena. Sto preparando il video e arriverà presto. Le altre pacciamature penso e spero che le abbiate viste tutte. Ne ho fatte diverse con il cippato, ne ho fatte con le foglie. Sono tutti video che trovate nel mio canale. Ecco, vediamo di infilarlo di nuovo. Vedete, è a sbalzo perché ho fatto l'aiuola lì, la compostiera di là, e sono un po' a sbalzo con la schiena, e quando tiro su vado a sbalzo. Quindi questo è stato un mio errore. Io vi consiglio di non metterci troppo roba intorno a questo bidone, ma di avere un accesso più facile rispetto a quello che ho io. Questo è quello che io mi sento di consigliarvi. Ecco, nient'altro. Non era
nulla di trascendentale, però insomma, gli errori, io lo dico sempre, guardate i miei errori perché così evitate di farli anche voi. Un bidone messo così, come l'ho messo io, con l'angolo chiuso che sta nell'angolo, però chiuso da tutti i lati, dove io ci posso arrivare solo sbalzando con la schiena, non è comodo, soprattutto per chi ha delle discopatie o insomma qualche piccolo problemino alla schiena. Guardate che sono tutta a sbalzo, perché non riesco ad arrivare con le gambe fino al bidone. Se io arrivassi con le gambe fino al bidone non sarei così a sbalzo, non avrei questo problema. Quindi cercate di non fare questa cavolata che ho fatto io, ok? Questo era solo per dire che, insomma, uno cerca di fare le cose al meglio tante volte, però io non sono qui per insegnare a voi come si fanno le cose. Io sono qui per farvi vedere gli errori che faccio io quando faccio le cose. Gli errori sono la cosa più importante che voi potete prendere dai miei video, perché lo dico sempre. Ecco, per esempio, come l'errore di inquadratura che faccio adesso, sto salutando il nulla con la testa mozzata, sono un genio dell'inquadratura. Ecco, gli errori si fanno. Vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al mio canale, non faccio solo video di orto, ricordatevelo, non offendetevi se pubblico anche altri tipi di video. Arrivederci a tutti, è stato bellissimo. Alla prossima puntata dell'Orto di Stefano Ape Assassina.